Cavalieri Amazzoni, bentornati sul mio canale. Quella di oggi sarà una puntata importante perché proverò a girare Angel per la prima volta col filetto e la sella. Se vi siete persi le altre puntate, le trovate qui sotto nel link in descrizione, in modo di poter vedere tutta la progressione che ha fatto Angel nell'ultimo periodo. Ho preparato per oggi qui in campo già ciò che mi servirà, ovvero un sottosella, un sottopancia e la sella. Le staffe le fisso bene in questo modo, prendo l'estremità, la infilo dentro la staffa e le fisso così, in modo che non possano scendere e spaventare il puledro. Bene, la testiera invece la metterò direttamente in scuderia prima di iniziare a girare la corda. Possiamo andare a prendere Angel adesso. Ok, metterò per la prima volta la testiera ad Angel. Non so bene che misura abbia, quindi mi sono già preparata con diciamo i montanti liberi in modo da regolare il filetto appena ce l'avrà addosso. Questa è un'operazione che potete fare anche in box la prima volta. Ok, tengo la testiera con una mano e anche la testa del cavallo. Con l'altra mano prendo in mano il filetto e provo ad appoggiarglielo in bocca. Ok, lei l'ha preso subito. Infilo le orecchie. Ok, molto lungo, quindi vado ad accorciarlo un paio di buchi da tutte e due le parti. Così mi sembra una lunghezza adeguata. Il capezzino mi sembra vada bene così. Lo chiudo lasciandolo molto lento, eh. Ho scelto di usare un filetto in tre pezzi perché è un tipo di filetto che mi piace molto da usare con i cavalli giovani, perché si adatta molto alla forma della bocca, e rispetto a due pezzi che quando comunque viene usata la mano si piega e batte sul palato, il tre pezzi invece a seconda appunto la forma della bocca si appoggia un po' più uniformemente sulla lingua. Ok, adesso le redini le faccio su così e le chiudo nel sottogola, perfetto, e sopra metterò sempre la mia capezzina Parelli per girare. Non vado mai a girare un puledro direttamente con la longhina sul filetto le prime volte, mi raccomando. Ok, siamo pronti, andiamo in campo. Riscaldamento prima di provare a mettere la sella. Vedete, Angel continua a masticare.
che è una cosa nuova per lei avere il filetto in bocca, e per questo è anche molto importante in questa fase non agire mai sulla bocca del cavallo, ovvero mettergli la testiera ma che sia libera da ogni costrizione. Quindi non andrò né a legare la longia sul filetto, né a mettere redine elastiche o a bassa testa, o qualsiasi costrizione sulla bocca, perché prima appunto dovrà abituarsi alla sensazione del filetto sulla bocca. Ok, adesso ci avviciniamo alla sella, lascio qui la frusta. Il sottosella è una cosa che conosce già, quindi dopo una buona desensibilizzazione che abbiamo fatto del sottosella, glielo posso già mettere sulla schiena. E anche il sottopancia è comunque una cosa che ricorda un po' il fascione con cui lei ha già girato più di una volta, e quindi glielo appoggio sulla schiena. Ok, adesso prenderò la sella e andrò a mettermi al centro del campo. Ok, gliela facciamo vedere, che prenda un po' di confidenza. Ok, proviamo ad appoggiargliela sulla schiena. La tolgo e faccio qualche passetto. Adesso farò la stessa cosa dall'altra parte. Questa è la parte più difficile di Angel, come potete vedere. Pian pianino, adesso provo a sistemarla. Bravo. E a mettere sotto pancia. Bravo. Ovviamente lo metterò molto largo il sottopancia all'inizio, Brava. Ok, adesso stringo un buchetto sotto pancia. Facciamo qualche altro passo. Non voglio iniziare a farla girare fin quando è sotto pancia non sia sufficientemente tirato, in modo che la sella non vada indietro o non si giri addirittura o non si muova troppo. Ok, un altro buchetto. Adesso inizierò a provare a girarla alla corda.
Bene, l'Angel con la sella è stata molto molto brava. Dopo aver visto come aveva reagito al fascione, mi aspettavo una reazione molto più forte, ma invece si vede che ha capito già un po' come funzionano le cose. E per oggi quindi basta così. Una cosa molto importante è di togliere la sella anche qui in campo, perché non voglio che poi magari si spaventi in scuderia o cose del genere. Quindi andiamo a mollare sotto pancia. Bravo! E tolgo tutto insieme dalla stessa parte. Ok, brava! In modo da non rischiare che la sella cada passando da una parte all'altra. Bravissima! Grazie per essere arrivati fin qui. Mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Vi ricordo anche il gruppo Telegram, dove ormai siamo un bel gruppetto di persone che parliamo di cavalli, ci scambiamo consigli. E vi aspetto per il prossimo appuntamento, la settimana prossima. Un saluto a tutti. Ciao ciao!